Rinnovo delle RSU in acciai speciali Terni alle porte. Quanto e perché è importante questo appuntamento e come la FIMCISL arriva a questo appuntamento? Oggi è importante questo appuntamento perché intanto avviene dopo che l'RSU era scaduta e perché le segreterie dei metalmeccanici avevano deciso di non procedere ai rinnovi anche sapendo che era scaduta per la pandemia in corso, visto che gli ultimi 2 anni erano stati e sono stati dominati completamente dalla stessa pandemia. È importante che si rinnova l'RSU perché c'è anche l'importanza di andare a discutere quel piano industriale che Arvedi fondamentalmente ha presentato, ma nelle linee guida generale del progetto che avrà su Terni, suddiviso in quel miliardo di investimento. È importante perché si dovrà discutere anche i dettagli di questo piano industriale per il quale c'è bisogno di analizzare tutti gli aspetti, c'è bisogno di scendere nel dettaglio del piano industriale, ma anche no, in merito a quello che sarà la futura organizzazione del lavoro all'interno di Acciai Speciali Terni. La FIM intende con serietà avviare questo tipo di interlocuzione con la nuova proprietà e a questo appuntamento ci arriva determinata nella consapevolezza che arriva da 2 anni difficilissimi, che non c'è stato e non c'è un manuale per affrontare questi 2 anni di sindacato, perché la pandemia è stata una cosa sconosciuta da parte di tutti gli attori delle organizzazioni sindacali. Pensa che si poteva fare meglio e di più, questo sempre nell'interesse dei lavoratori. Intende riaffermarsi prima organizzazione se i lavoratori accorderanno questa fiducia, perché non si è mai nascosta dietro alle problematiche, ha sempre cercato di affrontarle con serietà, mai con populismo sindacale che fa bene a tutto tranne che ai lavoratori. Come arriva la FIOM a questo appuntamento? Attraverso assemblee partecipate di sopra di ogni più rosea aspettativa, con la convinzione che i lavoratori capiscano la trasparenza della FIOM, dicendo le cose come stanno e non illudendo rispetto anche ai nodi duri che verranno nel confronto con la nuova proprietà. C'è chi oggi edulcora questo confronto perché guarda al risultato elettorale, noi guardiamo alle prospettive della fabbrica nel prossimo futuro. Noi avremo a fine anno una fabbrica completamente diversa da quella che va al voto. Abbiamo accettato la sfida democratica di sottoporci ovviamente dopo 4 anni al volere dei lavoratori, rinnoveremo queste RSU come sempre nel rapporto con i lavoratori franco e trasparente. Noi arriviamo a questo appuntamento appunto dopo la scadenza di oltre 2 anni, con finalmente un'azienda che ha la nuova proprietà, perché abbiamo passato soprattutto gli ultimi 3 anni in uno stato di abbandono totale, per cui è evidente che per come la FISMIC, cioè per quello che praticamente esprime, per il modo di fare sindacato, noi crediamo che i lavoratori dovrebbero premiare un'organizzazione tipo la nostra, un'organizzazione che in questi anni ha sempre cercato di far emergere quelle che erano le preoccupazioni e anche in questo caso, con questa nuova realtà che è stata acquisita dal gruppo Arvedi, anche qui non è che noi siamo poi così tranquilli, soprattutto e non tanto per la nuova proprietà, ma per quello che la nuova proprietà si aspetta. E parlo dell'accordo di programma. Oggi è diventato centrale il rinnovo delle RSU di Acciai Speciali Terni. La Wilmed di Terni arriva determinata e con una crescita che in termini percentuali va oltre il 30% all'interno del sito industriale. Crediamo che il percorso che abbiamo fatto negli ultimi 4-5 anni è il percorso che dovremmo continuare ad avere in termini di rappresentanza, in termini di volontà e in termini di atteggiamento rispetto alle problematiche che si verranno sempre a determinare nel sito industriale. Crediamo che il percorso democratico che si deve avviare dia la possibilità alle RSU di avere una legittimità che serve per tutti gli appuntamenti che avremo da qui in avanti e quella legittimità che verrà dal voto possa dare rilancio a questa fabbrica, a questa azienda che ultimamente era sempre stata abituata ad avere profondità di 6 mesi, un anno. Arvedi genera
un interesse da questo punto di vista importante per le organizzazioni sindacali, perché dà un'idea di fabbrica a lungo termine. Gli investimenti, le volontà, l'organizzazione dovrà essere discussa con le organizzazioni sindacali, ed avere un'idea di fabbrica da qui a 5 anni è determinante per le organizzazioni sindacali, ma è determinante per il territorio e i lavoratori che ne fanno parte. Secondo il nostro punto di vista, l'UGL in modo coerente è stata sempre in linea con quelle che sono state le problematiche e le esigenze dello stabilimento. Abbiamo fatto dei percorsi a livello nazionale e non solo, le ricordo ancora nel 2014 quando la nostra organizzazione era intervenuta con un'audizione presso il presidente dell'antitrust, dove per certi aspetti venivano anche smascherati tutta una serie di promesse, e tutte le presentazioni e tutto quello che c'era stato detto in ambito nazionale non erano del tutto vero. Comunque l'UGL si può inquadrare anche in uno schema più ampio nel trovare soluzioni sotto l'aspetto anche delle risoluzioni di questo stabilimento. Piano industriale ancora appunto da approfondire, per ora rispetto alla slide proposta dal Cavaliere Arvedi, punti di forza e punti di debolezza che avete potuto apprezzare? La slide che ha presentato il Cavaliere è un punto di partenza fondamentale, perché 1 miliardo di investimenti, credo che per come è messa oggi la siderurgia in Italia, credo che parecchie aziende del territorio italiano ne avrebbero veramente bisogno. Oggi abbiamo quella fortuna, abbiamo intenzione che il Cavaliere spenda dal primo all'ultimo euro che ha messo a disposizione. Un ruolo fondamentale in questa fase però lo giocano le istituzioni che hanno pensato bene di escludere le organizzazioni sindacali dal tavolo preparatorio per l'accordo di programma. Noi pensiamo che quel tavolo, le organizzazioni sindacali potevano essere presenti tranquillamente, perché potevano dare sempre quell'apporto costruttivo a favore del territorio e dei lavoratori delle acciai speciali Terni. Ricordo che non ne faccio una questione politica, non ne faccio una questione di partito, visto che abbiamo attraversato dal 2004 in avanti tutto l'arco costituzionale della politica, tutti hanno preso impegni per sostenere questa azienda, tutti hanno preso impegni per sostenere questi lavoratori e i lavoratori di Acciai Speciali Terni. L'unici che hanno pagato subito sono state le organizzazioni sindacali in termini di organici e i lavoratori in termini economici, quindi penso che oggi era bene che quei tavoli, è bene che in quei tavoli il sindacato possa partecipare. Sindacati esclusi da questo appuntamento, siete stati almeno aggiornati al termine del primo confronto? Assolutamente no, il governo e le istituzioni locali sono completamente assenti nel rapporto con i lavoratori, non era un atto dovuto quello di essere al Ministero per l'accordo di programma che si è aperto, come hanno detto CGL e CISL UIL, si è persa un'opportunità anche di discussione, perché il sindacato confederale nel suo complesso ha un'idea di città e dei suoi fattori localizzativi rispetto alla fabbrica e alla siderurgia nel territorio, per cui il fatto che non ci sia stato il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, che sono relegate alla gestione dei livelli occupazionali, che è un aspetto che riguarda le categorie, ci rappresenta una problematica, ma che è più in capo a chi sta facendo la discussione senza di noi rispetto invece alla complessità della discussione. Noi sappiamo benissimo, perché l'abbiamo passato sulla pelle circa 20 anni fa, quel famoso accordo quadro dopo la chiusura del Magnetico, e ancora ad oggi, appunto dopo 20 anni, stiamo ancora aspettando il collegamento con Civitavecchia, il raddoppio della Terni Orte Falconara, la bretella di San Carlo e bla 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 bla. Insomma, ecco, tutto quello che avevamo scritto che in quel tavolo governativo, perché la stesura di quell'accordo è venuta a Palazzo Chigi, è rimasto dentro i cassetti di ogni ente, è rimasto impolverato. Noi abbiamo la necessità di trovare i tavoli di interlocuzione, per cui è evidente, insomma, che preoccupazioni ci sono, e è importante soprattutto che i lavoratori capiscano che avere una rappresentanza seria, una rappresentanza qualificata nell'ambito praticamente di chi rappresenta i lavoratori all'interno di Aste, perché parliamo appunto di rappresentanze sindacali unitarie, e la qualità di chi fa l'RSU
e che sta nel campo è fondamentale. Abbiamo bisogno di lavorare e di mettere nero su bianco il prima possibile una calendarizzazione che permetta praticamente di entrare proprio nello specifico. C'è da chiarire una cosa: nell'accordo di programma non è prevista la convocazione delle organizzazioni sindacali. Noi crediamo che partecipare a quel tavolo poteva essere utile per rappresentare il sistema del territorio e per cercare di far capire quali erano le peculiarità e quali sono i sistemi da poter sviluppare per accompagnare un'azienda che sta cercando di rivalizzare Acciai Speciali Terni. Noi dal nostro punto di vista faremo il massimo per cercare di tutelare i lavoratori, le produzioni e il sito industriale. Chiaramente con la nuova proprietà la discussione rimane aperta, perché il miliardo di investimento che Arvedi ha annunciato con la slide, dovremo capire quali sono i tempi, i modi e le produzioni che dovremmo affrontare nei prossimi tempi. Noi siamo stati sempre molto critici rispetto alla politica in generale e a quello che si è fatto su questo territorio. Saremo sempre presenti a ricordare quello che si deve fare e per il bene di questo territorio e di questa azienda. Che cosa più vi preoccupa e quali invece ritenete siano i punti di forza di quelle linee guida del piano industriale di Arvedi? Ma andando in ordine su quello che sono aspetti ambientali e quant'altro, Terni, la città di Terni, merita una qualità di vita, ma sotto l'aspetto ambientale, migliore. E su questo alla base di tutto c'è l'innovazione dell'idrogeno, dove Terni ancora ad oggi non ne ha traccia. Non dico Terni intesa solo come stabilimento, ma come città. Però si sta mettendo in piedi si sta sviluppando tanti progetti e AST e acciaierie su questo, insomma, dalla prospetto che ci è stato dato proprio dal Cavaliere, insomma, diventerà pregnante su tante lavorazioni. Un altro punto, l'aspetto dell'occupazione. Qui si apre, come si può dire, uno scenario che ancora ad oggi noi non conosciamo. C'è stato detto che non ci saranno licenziamenti per il personale e quant'altro, ma se questo stabilimento avrà una rinnovamento sotto l'aspetto tecnologico per determinate lavorazioni, ci saranno dei nuovi asset all'interno dello stabilimento, lì l'occupazione comunque sia dovrà essere trattata, perché laddove c'è tecnologia e innovazione ci sta pure il ridimensionamento del personale. Perché non si è approfittato di aprire un confronto e un approfondimento sul piano industriale prima del voto delle RSU? Immagino perché si voglia avere una RSU autorevole con il consenso dei lavoratori. Noi appunto abbiamo accettato questa sfida di poter avere anche una rappresentanza che risponda alla fabbrica di oggi, e noi vogliamo scendere nel dettaglio. La nuova proprietà ci ha detto che impianto per impianto faremo la discussione, tant'è vero che noi abbiamo su quella slide detto che sono le linee guida del piano industriale e non il piano industriale, che dal mese di giugno invece ci appresteremo a discutere impianto per impianto e investimento per investimento. Per ora, per quello che avete potuto vedere, punti di forza, punti di debolezza? I punti di forza sono i livelli produttivi, il fatto che l'aria a caldo mantenga il milione di tonnellate di acciaio fuso l'anno, anzi si dovrebbero superare con la quarta squadra l'1,2 e l'1,3, il fatto che torna, anche se soltanto con la lavorazione a freddo, il magnetico, il collegamento con Cremona. I punti di debolezza sono ovviamente quando un'azienda fa queste sinergie, i livelli occupazionali e le professionalità, soprattutto degli impiegati in generale, ma in modo particolare agli amministrativi, perché ci saranno sicuramente delle sovrapposizioni. Il tubificio è SDF, che devono avere delle prospettive di rilancio al di là dell'annunciato scorporo, e gli esuberi che si stanno determinando nell'indotto. Per noi i livelli occupazionali sono di sito.
tutto, non soltanto quelli relativi a acciai speciali terni. Annunciati tagli all'indotto, vediamo il caso della vigilanza privata, ci sono altri scossoni di assestamento che si dovranno verificare con la nuova proprietà? È questo uno degli obiettivi principali della velocità anche del rinnovo dell'RSU, perché al di là delle grandi linee del cartellone che ci ha presentato sulle linee di intervento a carattere generale, abbiamo bisogno di capire come questa fabbrica si riorganizza, e rispetto a come si riorganizza daremo giudizi più o meno positivi a seconda del tema e delle materie di cui tratteremo. Noi dal nostro punto di vista faremo il massimo per cercare di tutelare i lavoratori, le produzioni e il sito industriale. Chiaramente con la nuova proprietà la discussione rimane aperta, perché il miliardo di investimento che Arvedi ha annunciato con la slide, dovremo capire quali sono i tempi, i modi e le produzioni che dovremmo affrontare nei prossimi tempi. E il rinnovo delle RSU dà quella legittimità per discutere questi temi. Tra le novità annunciate, lo scorporo di tubificio e SDF. Punti di forza, punti di debolezza del piano? Dobbiamo vedere, nel senso che nella discussione fatta con l'azienda lo scorporo del tubificio SDF sembrerebbe che sia un punto di forza, dare autonomia a queste due aziende per cercare di rilanciarle. La nuova organizzazione, i nuovi organigrammi che sono stati fatti dovrebbero dare questa spinta. Vediamo nel futuro se lo scorporo verrà fatto entro fine anno o se l'azienda prenderà decisioni diverse. Completati gli organigrammi, annunciato lo scorporo di tubificio e SDF, i primi interventi di Arvedi come sono letti dalla FISMIC? Allora, anche su questo, noi non sappiamo se effettivamente questo scorporo avverrà e se avverrà come e quando. Però anche in questo noi come FISMI ce l'abbiamo già scritto in due occasioni, quella del 1 aprile e nel direttivo del 20 aprile che abbiamo avuto come organizzazione sindacale. Per quanto riguarda lo scorporo, se lo scorporo è uno scorporo che torna ad avere un'autonomia di queste realtà produttive, così come era ante il 2014, e cioè una gestione di autonomia, una gestione praticamente che riguarda la commercializzazione, una gestione totale, tanto per essere chiari, che dia l'importanza e la salvaguardia di questi siti. Ad esempio il tubificio lavora con il settore automotive, dove è chiaro che il discorso deve essere just in time, cioè fatto, prodotto e consegnato, perché le case automobilistiche non possono permettersi di aspettare, come magari è il problema di un Coils, perché se il Coils arriva un mese più, un mese meno, il settore del tubo assolutamente no. Per cui ad avere ad esempio portato la commercializzazione in aste, quella è stata una cosa che noi abbiamo molto criticato con il vecchio amministratore delegato. Però anche qui le scelte le fa la proprietà. Però oggi noi possiamo dire che quelle che cose che avevamo contestato in tempi non sospetti, oggi di fatto sono la realtà. Che probabilità ci sono che Arvedi, come si dice, entri effettivamente a Piombino? Ma secondo me Arvedi ha una grossa opportunità, è una persona molto dinamica e nel confronto sta in prima linea, dunque ecco perché si evoca spesso il cavaliere. Ha bisogno di uno stabilimento come quello di Piombino. Piombino ha delle grandissime risorse, Piombino ha un territorio con tantissime autorizzazioni date, le dico una su tutte, le autorizzazioni portuali, 9 km di banchina portuale, un porto a disposizione, dunque una logistica che in Italia purtroppo sia su ferrovia ma sia su gomma stenta. Dunque avere uno sbocco sul mare a metà, diciamo così, nel centro Italia e poter coniugare Cremona, Terni e Piombino, secondo me è una grossissima opportunità. Logicamente tutto ciò è messo sotto il vaglio del governo, perché c'è un gruppo. Questo gruppo in questo momento non si sta sviluppando perché l'aria a caldo non è mai partita, le nuove linee non sono mai partite, gli investimenti non sono stati fatti,
c'è una cassa integrazione che coinvolge quasi l'80% della forza lavoro. E su questo, secondo me, se il gruppo Arvedi, il Cavaliere, avrà le giuste opportunità, secondo me è giusto che le sfrutti.